Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi Cos'Amo Lightburn. In questo video vi faccio vedere le stelle di Natale, come si fanno, come si progettano da zero, quindi praticamente con il piano di lavoro bianchissimo di Lightburn. Vi faccio vedere con poche cose, poche comandi, poche istruzioni come si fanno. Le ho fatte, se è uno dei miei primi progetti del laser di un po' di anni fa. E mi hanno dato tanta soddisfazione e sono anni che ce li ho, le tiro fuori tutti ogni Natale. Allora, siccome questo video vi piacerà sicuramente, vi dico subito un like, me lo mettete subito, a me non vi rompo le scatole all'ultimo fuori dal video. Iscrivetevi al canale se ne avete voglia, abbonatevi e andiamo a vedere come si fanno. Per far queste stelle di Natale ci servono gomma Eva glitterata di tre colori: verde glitterato, rosso glitterato e giallo glitterato. Con tre fogli vi fate un po' di stelline. Le potete fare di tutte le dimensioni. Ve le fate come vi pare a voi, modificate il progetto, modificate il disegno e mettete quelle che avete fatto poi sul gruppo, perché in questo periodo si vedono tanti Babbi Natali, tanti gnomi, tante palline con i nomi, senza nomi. Di stelle non ne vedo quasi mai. Voglio vedere anche un po' di stelle di Natale che avete fatto voi. Andiamo a vedere. Allora, partiamo da una forma molto semplice. Io parto dall'andare a selezionare un poligono in questo modo qua. Lo seleziono, poi vado in proprietà della forma però me lo vado a trasformare in un pentagono 5, perché più o meno le foglie della stella di Natale hanno un andamento più o meno simile ad un pentagono. A questo punto vado con la selezione, ecco, sto usando il tastierino di LBK come vedete, e vado a selezionare il mio pentagono e lo vado a convertire in tracciato, perché lavoreremo parecchio sui nodi su questa forma. La faccio grossa, non mi interessa, perché poi andremo a ridurre, andremo a fare tutto quello che vogliamo. Una volta fatto questo, vado a lavorare sui nodi. Prima cosa che faccio sui nodi è andare a dare una forma un po' particolare a questa cosa, questo pentagono un po' fatto in questo modo. Quindi andrò a muovere un pochettino i nodi, vedete, in questo modo, così, per fare una cosa un po' particolare. Per andare a smussare i nodi che non mi piacciono perché sono troppo acuti, posso andare con in editazione nodi dal tastierino, vado sulla S di Smooth, posizionandomi sul nodo che voglio, intendo smussare, e me lo vado a lavorare in questo modo. Vedete, con i nodi e con le maniglie, a secondo se l'allungo o l'accorcio, posso avere degli effetti particolari, compresi anche degli spigoli o cose del genere. Quindi me ne vado un po' a giocare come mi pare. Quindi se l'allungo, vedete che viene più profondo questo. E con le maniglie vado a giocare un po' su queste cose. Faccio una S anche qua per cercare di smussarla, poi magari me la allungo un pochettino. Qui ci vado ad inserire un nodo con una I in questo modo, e poi anche questo me lo posso andare a giocare e ruotare così. Così, questo magari me l'abbasso un pochettino, questo me l'allungo per dargli una punta ancora più grande. Questa lo stesso me lo posso allungare, cioè possiamo fare tutte le forme che vogliamo. Vedete? Una volta che con i nodi abbiamo fatto questa cosa, andiamo a fare una forma in questo modo, che può assomigliare a una foglia di una stella di Natale. Possiamo spostare i nodi, vedete? È abbastanza semplice. Questo ce lo possiamo allargare e così via. Andiamo a spostare un po' questo. Questo, anche se rimane dritto, non mi interessa, anzi, me lo posso anche portare in questo modo. E poi cosa faccio? Vado in selezione, mi vado a selezionare questo, me lo sposto leggermente e me lo vado a duplicare. Me lo duplico, poi magari posso anche andarmelo a ribaltarmelo, perché mi conviene fare delle forme che non siano proprio troppo 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 simmetriche. Quindi me lo vado a ribaltare in questo modo, rivado a giocare un pochettino sui nodi così, e vado un po' a
muovermelo un pochettino con, appunto, con lo strumento dei nodi. Quindi vado in editazione di nodi e per non farli proprio tutti uguali, che sembrano fatti proprio da un laboratorio cinese, questo. Guardate come si fa a fare la punta. Ecco, tiro questa maniglia, tiro quest'altra maniglia. Vedete? Posso fare tutte le forme che voglio. Anche questo me lo voglio un po' portare un pochino più in dentro, questo me lo faccio spanciare un po' di meno e così via. È abbastanza semplice fare queste cose. Ecco, qui è venuto un po' male, lo vado a rimettere con i nodi. Non mi piace questo perché vedete, non po' ho esagerato su come ho storto questa cosa. Facciamo anzi così. Poi questa me la tira anche un pochino più in su, questo me l'allungo per dargli più rotondità e ne ho fatta un'altra. A questo punto, senza che ci andiamo a strabattere ulteriormente, rivado in selezione normale, faccio un duplica di questa, me la porto qua, poi seleziono questa, faccio un duplica di questa, me la porto qua, poi faccio questa. O se no posso fare anche qualcosa di diverso, però me la duplico lo stesso, me la porto qui e me la vado a cambiare con i nodi. Quindi questa me la vado un'altra volta a selezionare con i nodi. Questo me lo modifico leggermente, anche questo me lo modifico un pochettino, questo abbasso per cambiare un pochettino la forma di questa, ecco, vedete, in modo che non siano proprio tutte completamente uguali, perché effettivamente poi se no stonerebbero e sarebbero un po' artificiali. Anche questo magari me la faccio un pochino più così e così via. Insomma, qui vi sbizzarrite un po' secondo la vostra fantasia, secondo il vostro gusto, eccetera, eccetera, in modo che non siano proprio tutte smaccatamente uguali. Fatto questo, vado a selezionarmele una per uno e vado, magari aiutandomi anche andando fuori dal piano di lavoro, me le vado a portare così, me le giro, me le ruoto un pochettino, me le vado a disporre in modo che siano disposte più o meno a pentagono. Questo magari me la stringo anche un pochettino perché almeno non sono proprio tutte uguali. Questa lo stesso me la vado a restringere un pochettino così, me la giro. Devo formare una specie di questo non c'entra, ho toccato inavvertitamente. Questa la metto qua. Questa poi me l'allungo anche un pochettino proprio per farle diverse, perché sennò altrimenti sembrano proprio fatte con, ecco, così. Questa me la giro ancora un attimino, me la sposto qui così, poi vado a selezionare questa, me la sposto qui, me l'allungo un po' in questo modo e me la sposto così, ok? Non devono essere proprio perfettamente precise. Con questa, per esempio, me la allungo perché mi piacerebbe un pochino più allungarla. In questo modo così. Perfetto. Adesso le vado a selezionare tutte e posso fare un'unione booleana. Ok? Fatto questo, le vado un po' a ritoccare. Perché questo me lo porto un pochino più in giù. Questo me lo porto qua. E vedete, vado poi a rifinire un po' la mia forma, in modo che sia un pochino più gradevole e meno artificiale. Questo può andare bene così, e diciamo che questa l'abbiamo fatta. Una volta fatto questo, le vado a riselezionare tranquillamente in questo modo qui. Se vogliamo ridargli un ritocchino per aumentare, farla un pochettino diversa, lo possiamo fare e le andiamo a farne tre. Quindi duplico questa, me la porto qua, duplico questa e me la porto qua. Ok? Quindi ne faccio tre di queste. La prima sarà la più grande, possiamo sceglierne una a caso. Le altre due saranno una un pochino più piccola e l'altra ancora più piccola. Quindi una un pochino più piccola e l'altra ancora più piccola. A
Allora, per farvi vedere un attimino anche dal punto di vista cromatico, vado a impostare dei livelli. Questa più grande la farò verde e per farvela vedere solamente così dal punto di vista grafico la farò come riempimento. Ecco, vedete, questa sarà quella verde, poi questa sarà una che la farò rossa e la seconda la farò di riempimento ugualmente, poi questa me la andrò a posizionare qua, la vado però a mettere leggermente sfalsata. Per vedere l'effetto un po' che fa anche già così. Questa la farò con un colore diverso dal rosso, perché altrimenti se faccio rosso anche questa vi faccio vedere cosa succede. Prendo questo, la metto qui sopra e non ci si capisce più niente. Quindi la faccio con un altro tipo di colore. Faccio il rosso più scuro, sempre di riempimento, per farvi vedere l'effetto che fa. La metto così e anche questa me la vado a girare un attimino in questo modo. E questa è la stella di Natale come dovrebbe venire. Per non farle venire proprio tutte tutte con lo stesso verso, allora per esempio prendo questa qui rossa, e me la vado a ribaltare. Quindi vado a fare una specchiatura in modo che sia un po' diversa come andamento del tracciato e del disegno rispetto alle altre due. Questa me la vado a mettere un pochino più centrata, così. E vedete che gli do un certo senso delle cose, però se le metto un pochino, visto che l'ho specchiata, mi è andata un poco fuori dal centro, ecco, faccio così e le metto qua. A questo punto andiamo a fare l'ultimo elemento, andiamo a fare i pistilli che sono al centro della stella di Natale. Quindi cosa faccio? Io vado a selezionare il cerchio. Faccio un piccolo cerchio, lo facciamo giallo, ne faccio un altro, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro così e poi ne faccio un altro qui così. Che l'ultimo non è venuto molto bene, ok. A questo punto li vado a selezionare tutti, li vado a selezionare tutti e faccio un'unione booleana in questo modo. Lo faccio da riempimento e da riempimento poi me lo vado a mettere qui al centro. Ok? Poi qui possiamo farlo un po' come vogliamo, più o meno accentuato, questo non è un grosso problema. E abbiamo finito la nostra stella di Natale. Avete visto? Semplicissimo. Una volta che abbiamo completato il nostro progetto, dobbiamo passarlo al laser. Quindi questi strati sono strati diversi di gomma Eva glitterata e sono quella dorata o gialla che è quella del pistillo. Le due rosse, che qui l'ho fatto in due colori diversi per far vedere meglio, ma sarà dell'unico colore, anche questa è una rossa glitterata e quella verde glitterata che mi fa da sfondo. Potete fare anche più strati, dipende un po' dai vostri gusti, eccetera. Le dimensioni lo stesso, potete farle grandi, piccole. Dopo vi faccio vedere le foto che ho fatto io. E cosa succede? Una volta che andiamo a tagliare la gomma Eva glitterata, mi raccomando, la parte glitterata con i brillantini sotto e andiamo a incidere sopra, a tagliare sopra, dobbiamo fare con una fonte di calore, un piccolo phon, una piccola pistola termica, eccetera, eccetera. Andiamo a scaldare la parte centrale delle foglie, le pieghiamo un pochettino verso il centro e gli diamo anche un pochettino di forma che vada un po' verso il basso o verso l'alto, secondo dei gusti o di come vi piace, perché la gomma Eva un po' scaldata possiamo modellarla come ci pare. Una volta tagliata e modellata con un po' di calore, la andiamo a incollare una forma sopra l'altra. Potete anche farle diverse, ne potete fare anche più di una e modificare l'orientamento dei petali per farle non sembrare proprio tutte uguali come quelle che fanno con gli stampini. Allora, fatto questo, con colla vinilica oppure colla a caldo, possiamo andarle a incollare una sull'altra con i vari strati. Queste nelle foto che vi faccio vedere sono quelle che ho fatto io. Questo mio progetto che ho fatto, quello che vedete realizzato, sono anni che utilizzo queste stelle di Natale, ne ho diverse dimensioni, ora vi faccio vedere due tipi, una piccola piccola e una un pochino più grande, poi ne ho una anche veramente grande, che in questo momento non ho trovato perché non abbiamo ancora tirato fuori tutti gli addobbi di Natale, sono andato a cercare quelli dell'anno scorso, anzi degli anni precedenti. E sono queste qua. Con quelle piccole ci potete fare, come vi faccio vedere adesso, vedete che sul retro io ci ho incollato una piccola mollettina
potete andarla a mettere, diciamo, su un pacchettino oppure nel cordoncino di un pacchetto e così via, oppure l'attaccate da qualche parte e così via. Le altre le potete fare d'appoggio, ci potete mettere magari anche un dischetto di, insomma, la fantasia ce la mettete voi. Sono duttilissime, si possono fare, possono servire come decorazione nella tavola di Natale da mettere ogni tanto di fronte ai vostri ospiti e così via, se avete degli ospiti, se no ai vostri familiari. E vi dico, sono semplici, non se ne vedono molti, tutti siete a far palline, eccetera, eccetera. Fate queste, sono belle. Con 3 foglie di carta Eva viene fate un bel numero e le utilizzate come più vi piace. Ecco, diciamo che io adesso la finisco qua e non voglio dilungarmi tanto. Vi ho fatto vedere più o meno come si possono costruire, come fare, così vi ho insegnato anche un po' di trucchetti con i nodi, vi ho fatto vedere un pochettino come si progettano queste cose un po' particolari e sono vostre personali, ce l'avete solo voi, non è che tutti ce li hanno uguali, eccetera, eccetera, no, ognuno si fa la sua. È stato uno dei miei primi progetti da quando ho cominciato a fare il laser e ce li ho tutti gli anni, le ritiro fuori e le attacco da tutte le parti o le appoggio da tutte le parti, ne ho un pochettino. Divertitevi a fare questo progetto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.